lo chiamano Gigrobo è un film che esce nelle sale a febbraio ed è un film che secondo me voi dovreste andare a vedere senza aspettative. Allora, all'inizio da fan di anime e manga il titolo mi aveva lasciato un attimo così, perché avevo detto, oddio, qualcuno sta cercando di fare il film Gigrobo. Il titolo in realtà è un tributo, così come in generale proprio la cosa di Gigrobo è un tributo, ed è un tributo tra l'altro ben piazzato, pure azzeccato, e che da fan, insomma, di Gigrobo a me mi ha lasciato positivamente. L'unica cosa che c'è da sapere fondamentalmente di questo film è che è un film di coraggio. È un film di coraggio in generale, perché è un film del coraggio del protagonista, coraggio del regista, perché Mainetti, secondo me, per fare un film del genere in Italia ce n'ha messo tanto di coraggio, e a questo punto il coraggio pure di chi decide di andarla a vedere questo film, perché io personalmente ce l'ho messo sto coraggio quando l'ho visto, abbattendo tutta una serie di pregiudizi vari sul cinema italiano, sulle cose eccetera eccetera, che è una cosa che sembra sia abbastanza diffusa. Chi poi alla fine utilizza, cioè chi poi alla fine mette coraggio nelle cose viene premiato, no? In questo caso il premio in palio è un bel film.